Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta noix al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cacao amaro, farina, latte, olio di semi di arachidi, zucchero, uova, lievito per dolci, vanillina. Per la crema, latte, zucchero, uova, farina e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo la farina l'uovo l'aroma di vaniglia e il latte. Chiudiamo con il coperchio, il misurino e azioniamo per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta. Trasferiamola in una ciotola capiente e lasciamola intiepidire. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, passiamo a preparare la base per la torta. Mettiamo lo zucchero all'interno del boccale. E lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Riuniamo lo zucchero sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina. Cacao amaro. La vanillina. Il lievito per dolci, le uova, l'olio, il latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 6. Il composto per la base è pronto. Trasferiamolo in una stampa a cerniera del diametro da 26 cm, rivestito con carta da forno sul fondo e con i laterali unti col nostro staccante per teglie. Dopo aver trasferito il composto per la base nello stampo, riprendiamo la crema e andiamola a mettere a cucchiaiate sul composto per la base. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45 minuti circa. La torta noix al cioccolato è cotta,
Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta noir al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.